Welcome to Miro TV! Ragazzi, sono tornato nella mia postazione e oggi vi parlerò dell'ultima puntata di Monday Night Raw. Raw che secondo me è stato molto molto buono, anche se il pubblico inglese sinceramente non mi è piaciuto più di tanto. Prestazione impalpabile perché a volte sembravano quasi dormissero. Ho visto dei buon Triple Threat, mi viene da pensare a quello che hanno fatto Rude, Elias e No Way Jose, che secondo me non è stato poi così male. Però l'ambiente che c'era non mi è piaciuto più di tanto. L'unico coro che ho sentito, o meglio, l'unico coro effettivo che io abbia sentito è per No Way Jose. Cazzo, ci sono Bobby Roode e Baron Corbin a fare cori. Cioè, tutto il bene che posso dire a No Way Jose, però anche nel match è stato trattato da Jobber, si è preso pure il pinfall finale. E già che ci sto, diciamolo, Bobby Roode ha vinto quella contesa e vola al Money in the Bank Ladder Match. Certo, questo mi sembra anche un po' normale, giunto a questo punto, visto che all'inizio puntata Roman Reigns è stato escluso dal Money in the Bank Ladder Match. Voi dite quello che vi pare, ragazzi, ma secondo me ci sta perché Roman ha bisogno di una rivalità contro Jinder Mahal, giusta della contro Mahal. Questo non lo so, forse solo il tempo potrà dircelo. Certo che secondo me la rivalità è iniziata anche molto bene, perché introdurre così Roman Reigns, cazzuto, che va a cercare Mahal per dargli le botte, poi lo termina contro il muro, contro la spia, se spacca il muro, vabbè, se spacca il muro, raga. Lì era tutto studiato. Però, cioè, secondo me è iniziato molto molto bene. Non so però sinceramente chi di due verrà attivato, perché Mahal anche dal pubblico inglese si è preso un buon pop, mentre Roman è sempre fischiato. La WWE dovrà lavorarci molto per far fare qualche coro a Roman Reigns, che secondo me potrebbe uscire da questa rivalità vincitore, ma con il pubblico no, siamo sempre là da capo a 12. Ma ragazzi, ci sta, secondo me, dai una rivalità, allontanarlo dal giro titolato, allontanarlo dalla briefcase, perché alla fine Roman Reigns, se vuole, può prendersi qualunque titolo lui voglia, abbiamo capito che il suo status in WWE è quello che è, però trovo giusto che sia andato a finire così. E già che ci sto, parliamo anche di chi ha rimpiazzato Jinder Mahal, ragazzi, perché c'è stato il signor Kevin Owens che in quella sera, ieri notte, ha fatto tre match. Ha fatto tre match. Prima ha affrontato Seth Rollins. Parliamo di questa contesa, che secondo me anche questa volta ci non sa più Rollins, ma è stata quella della serata. Perché è stato un match magari un po' cortino, ma raga, è normale. È normale che fosse corto, perché poi sì, Bobby Roode. Kevin Owens è andato a affrontare anche nel main event. Ha combattuto anche nel main event. Lì dove è riuscito a prendersi un posto per il Money in the Bank Ladder Match battendo il più che impalpabile Bobby Lashley e un Elias che invece mi è piaciuto molto. Sono contentissimo perché in questa puntata Kevin Owens secondo me ha fatto capire alla WWE di che pasta è fatto. Ha fatto due ottimi match. Non ho visto il dark match, ragazzi, ma uno che mi fa tre combattimenti in una sera secondo me è un grandissimo lottatore. Stima da parte della dirigenza, ragazzi, perché se no uno non gli dai tre match e speri che te crei su un ottimo lottato. A questo, di questo io sono sicuro, sono sicuro. Deve tornare Kevin Owens quello di 2 anni fa, però secondo me non gli si può dare sempre tutto subito, perché alla fine se guardiamo il Palmeiras di Kevin Owens ha davvero tanti titoli, ha davvero tanti titoli, a dispetto di un Sami Zayn che invece è stato buttato in questa puntata per iniziare una nuova rivalità lontano da Kevin contro Bobby Lashley. Posso dire che pure questo l'approvo? Sì, perché alla fine Bobby Lashley, ragazzi, si è presentato in WWE senza un background dietro e fa riga, sta faticando davvero molto a ingranare. Una rivalità contro Sami Zayn potrebbe essergli molto d'aiuto, quantomeno per vedere cosa sa fare sul ring, perché pure nel main event a me non mi è piaciuto proprio, ok, tanta forza, tanto qua. Ma Strowman è avanti anni luce, ma ci sono anche altri big man di fronte a lui, avanti anni luce. Assolutamente, ragazzi, una rivalità con Sami Zayn però potrebbe costargli un po' caro, perché Sami Zayn può essere anche tranquillamente rifato dal pubblico, quel Sami Zayn cazzuto che ti butta sempre provocazioni, che ti sa intrattenere, può rischiare davvero molto Bobby Lashley, però se lui fallisce questa chiamata, ragazzi, secondo me sono poche cose da fare. Io non mi aspetto sinceramente Bobby Lashley contro Brock Lesnar a SummerSlam, perché sarebbe una cazzata tremenda, perché questo Bobby Lashley, ragazzi, a me non dice davvero nulla, ma poi anche leggendo i vostri commenti capisco che Bobby Lashley non sta facendo davvero niente per meritarsi un'opportunità che invece potrebbe andare tranquillamente, tranquillamente a Braun Strowman o a Finn Balor. Parliamo del loro match 2 contro 2 contro Ziggler e McIntyre. Forse uno dei migliori match che la WWE poteva proporre ultimamente, perché ci sono quattro atleti formidabili sul ring. A me è piaciuto anche molto McIntyre. A proposito, non ne parlare del loro match, il promo che hanno fatto, io continuo a dire che i promo di McIntyre
e Ziggler non sono poi così ill. Secondo me hanno anche qualche spanna di face, perché alla fine McIntyre dice semplicemente la verità. Certo, il loro modo di combattere non è assolutamente da face, anche McIntyre che va faccia a faccia con Braun, dice da tanto tempo che aspettavo questo momento, non voglio mettermi addosso. Poi esce, va a dare il touch a Ziggler che si ride. Poi fanno Braun Strowman contro Ziggler. Ziggler non dovrebbe ridere perché alla fine Braun Strowman è il colosso, ha uno status una mano. Però vabbè, a me è piaciuta la contesa. Mi è piaciuta anche l'idea di far vincere in quella maniera Dolph Ziggler e Drew McIntyre, perché è una vittoria importante, una vittoria che secondo me spinge Dolph Ziggler e McIntyre a credere qualcosa di più che in questi match senza nulla in palio. Secondo me dovrebbero essere i primi number one contender ai titoli di Wogan Warriors. Anche perché, ragazzi, chi mandereste voi? Cioè, davvero volete mandare Bo Dallas e Curtis Axel? Ragazzi, se, parliamoci chiaro, secondo me stanno facendo un buonissimo lavoro, perché io quando l'ho visti separare da The Miz ho avuto davvero paura per la loro carriera. Invece, come dimostra anche la puntata, hanno tirato su qualcosa di molto buono, questo B-Team che funziona, perché anche il pubblico inglese ha risposto davvero molto molto bene. Complimenti a loro due, però non hanno uno status per andare a combattere contro i Wolves Warriors, assolutamente, non ci sono riusciti Revival, non ci sono riusciti Slater Rhino, non ci hanno manco loro. Drew McIntyre e Dolph Ziggler sono i primi che possono forse impensierirli, perché poi potete dirmi anche l'Authors of Pain, ma dove stanno? Già la seconda puntata che mancano di fila e secondo me sono stati un po' bocciati, ma come fa a essere colpa loro? Gli dai il match contro i Jobber, non gli fai fare niente. Come pretendi che facciano relativamente qualcosa di importante? Come invece stanno facendo Dolph Ziggler e Drew McIntyre, anche con quei prometti del cazzo, a me convincono molto di più di tutti gli altri team che ci sono attualmente heel. Che Revival, ragazzi, sì, sono bravi, però non riescono a essere spinti. Dovrebbero, secondo me, provarci, perché la WWE ha fatto capire che l'ha presi di mira per i vari infortuni, ma come cazzo fa a essere colpa loro, ragazzi? Non è colpa loro assolutamente. Mi dispiace molto per la loro carriera. Non vedo un futuro roseo, almeno nel breve termine per loro, a differenza, ripeto, di Drew McIntyre e Dolph Ziggler, che secondo delle voci saranno insieme però poco. Quindi questo mi fa capire che potrebbe esserci uno split da qui a poco, ma non penso che a SummerSlam splittano, non penso che a settembre splittano, no, fateli durare un po' insieme e poi mi lanciate Drew McIntyre. Perché io ho capito che la WWE sta puntando davvero molto su Drew McIntyre, sul ritorno di Drew McIntyre, sul ritorno cazzuto di Drew McIntyre, e ci sta, sono completamente d'accordo. Ho parlato un po' poco delle Divas, ragazzi, ne sono accorto solo quello che ho riletto la carta che mi sono scritto, e comunque è stata una puntata importante anche per loro, perché abbiamo visto Alexa Bliss vincere contro Mickie James e Bayley. Non mi aspettavo assolutamente la vittoria di Mickie James, forse quella dei Bayley per rilanciarla, per fare uno smack a Sasha, invece niente proprio, vince Alexa Bliss che vola al Money in the Bank ladder match. Giustamente, almeno questo ve lo faccio dire a voi. Secondo me, vi dico brevemente la mia: Alexa deve essere in una contesa del genere dopo aver perso contro Nia Jax sonoramente, altrimenti il suo personaggio ne avrebbe risentito spaventosamente. A differenza di Bayley, Sasha, queste divas qua che stanno ruotando intorno a nulla, stanno ruotando intorno a nulla, e si vede che la WWE sta faticando pure avere dei veri piani per loro, perché anche il segmento che abbiamo visto nel backstage dove Sasha va a dare buona fortuna, il good luck alla sua amica, nemica, è apposta proprio questo, non si capisce se sono amici, amiche e nemiche, si sono menate nel backstage e poi non è successo più nulla. C'è tanta confusione con Sasha e Bayley, ma non solo con loro, viene da dire, anche per le altre divas, ragazzi, mi fai un 3 contro 3, Natalia, Ember Moon, Sasha Banks contro la Io Squad, così tanto per far vedere che ci stanno anche loro una puntata, e forse ci sta perché comunque stiamo parlando del Money in the Bank Ladder Match, e è giusto che mandino avanti altre divas. Però, certo, quando Nia Jax va da Ronda Rousey e mi dice: ho deciso che tu sarai la mia avversaria per Money in the Bank, lì secondo me dovrebbe far sorgere il naso alle Divas de Raw. Cioè, almeno spero, perché non ha tanto senso tutto questo. Anche perché giustamente Ronda Rousey dice: ma sei sicura? Io ho fatto solo un match e poi non mi sento ancora all'altezza. Però cazzo, io dicevo allora, fino a Nia Jax si impunta un po' da general manager, no? Tu mi affronterai, sei sicuro? E poi certo con l'aiuto di Charlotte, cioè fallo, fallo, dai, provaci, eh? E alla fine abbiamo questo match a Money in the Bank, ragazzi, Ronda Rousey contro Nia Jax, ne parlerò meglio secondo me settimana prossima, mentre qui mi soffermo sulle storyline che stanno andando un po' a puttane, perché avevi affiancato Natalia e Ronda Rousey, poi hai capito che hai fatto una cazzata. Natalia, ragazzi, ha tornato face soltanto perché è amica di Ronda Rousey.
abbiamo capito che all'infuori di diverse storyline, le Tifa stanno soffrendo tantissimo perché non stanno approfondendo più di tanto gli archi narrativi che bisognerebbe invece fare. Bisognerebbe invece fare perché se mi mandi Natalia face, Ronda Rousey, poi la togli, poi Natalia resta face, addirittura fa la super face e va a regalare un oggetto a un fan, a una fan. Ragazzi, c'è qualcosa che non va. Però siamo al Money in the Bank Ladder Match, punteranno tutto su Alexa Bliss, punteranno tutto su Ember Moon, punteranno tutto ovviamente anche su Nia Jax contro Ronda Rousey, e poi spero che almeno la Riot Squad, almeno Ruby Riot, riesca a uscirne intera, perché se mi fanno fuori anche Ruby Riot dopo che mi hanno fatto fuori Sasha e Bayley, la vedo molto molto dura per le Divas The Raw. Voglio chiudere il video, ragazzi, con un segmento, con Kurt Angle che parla al telefono con Stephanie McMahon tranquillamente. Ma voi davvero ce lo vedete un segmento del genere? Con Stephanie McMahon che sembra addirittura contenta che Ronda Rousey va a sfidare Nia Jax? Secondo me no. Poi Kurt Angle che parla tranquillamente con Stephanie, mi sa tanto di stronzata mondiale proprio. Però ci stanno giocando. Kevin Owens a quanto pare ha chiamato davvero Stephanie e ha detto buttami in questa contesa. Stephanie ha ancora più potere di Kurt Angle, questo lo sappiamo, e ce l'ha rimessa. Alla fine Kevin Owens è riuscito nell'impresa di fare un secondo match, di vincere quel secondo match, anzi ne ha fatti poi tre, ragazzi, anche se comunque il Dark Main Event poi l'ha perso, ragazzi, ma si sa, il Dark Main Event la vincono sempre e comunque i face. Detto questo, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Da Miro è tutto, ciao belli!